20 gennaio 2020, ore 16. Mi trovo in località Parco San Leonardo. Abbiamo un magnifico scenario ricco di flora e fauna. Qua c'è un sentiero che costeggia il fosso idraulico. Scendiamo piano piano verso questo fosso. Piano perché qua è pieno di sterpaggi, non voglio che mi faccia male. Vediamo qua la splendida flora. Guarda, che bella, che bel masso. C'è il muschio, una specie di felce, perché ci sono tanti tipi di felce. L'edera, questa è un'edera rampicante, questa è un'erba velenosa. Vediamo qua, dove è umido è sempre ricco, vedi? Ah, queste che sono? Bello però, ginepro. Vabbè, adesso risalgo piano piano e costeggio, vedi la parte di soscesa. Adesso però è meglio che metti i piedi di qua, risalgo di qua e proseguo. Un altro giorno vado sopra, ma non voglio che faccia tardi. Allora scendo piano piano e faccio dei commenti. Questo è un antico sentiero, antico, prima qua ci passavano i mulattieri, sì, ricordo benissimo, su questo è il percorso classico. Adesso ci posso scusare. Ah, guarda, va. Ho l'occasione e l'opportunità di ammirare il ginepro. Ecco le bacche di ginepro. Vedi, sono giovani. Ci sono due qualità di ginepri. C'è quello con le bacche rosse e questo con le bacche azzurro. Sì, questo è bacca azzurro. Proseguo, vado sotto. Difatti, come ben si vede, vedi, i sentieri che sono transitati vengono curati. Praticamente qua con la sappa, con la gramigna, ma in primo luogo fanno con forbici da pota, perché ogni anno qua i cespugli ricrescono di nuovo e li appoggiamo. Rami e ramoscelli sporgono lungo i bordi dei qua il tratto di sentiero di montagna. Vedi come questo qua, questo si dovrebbe ritrovare. Vabbè, chi ci passa, ci ho passato oggi. Io di solito non passo lo stesso sentiero, io faccio il mio passatempo visitare così, vedi la campagna, dove non abito, io non bevo, non fumo, non vado al bar, quindi mi piace tanto, poi si sta bene di salute soprattutto. Guarda che magnifico scenario, qua di fronte in fondo abbiamo le città di Avezzano, eccolo qua. Adesso vi faccio vedere con un ramoscello secco. Vabbè, ho trovato questo qua. Eccolo qua. Ah, aspetta. Montevelino, vedi? Due vette Montevelino ed Avezzano. In linea d'aria Montevelino da qua saranno 40 km. Proseguo la mia discesa. Questa è la strada che ho fatto prima per salire. Eccola qua. Andiamo, vediamo un ampio spiazzo. Qua, un ampio spiazzo qua. Qualsiasi persona. Come parca? Ah, un'aria fina. Qua, basta che ti metti qua, si purificano i polmoni. Aria di montagna. Non c'è smog, basta. Basta queste estensioni, i boschi di lupi sono grandi, bisogna attraversarli per apprezzarne la bontà salutare dell'ossigeno, dei luoghi. Poi sono con tutti sti giunti queste persone che praticano, non so, escursioni. Vabbè, mo mi fermo qua, questo è il punto di partenza dove prima ho fatto un altro video per quanto riguarda la pre-traffica. Buon pomeriggio a tutti. Qua tra 100 metri c'è la mia auto, la mia inseparabile auto. Più che auto è la bicicletta. E adesso mi domando una cosa. Esattamente qua, questa è una zona archeologica secondo me. Ecco qua. Vedi dei reperti questi, questi. Uno qua, quest'altro qua, vedi? Ecco, vedi. Ma qua è tutta la zona. Luco, Luco, è ricco
ricco di arcologia, è ricco di arcologia. Vabbè, buongiorno a tutti.